Sì, una grandissima soddisfazione, tutto è andato bene, nonostante quest'anno ha avuto, soprattutto nella partita finale, ma anche nei quarti, serie difficoltà contro ragazzine più giovani di lei, della categoria 2003, che promettono benissimo. Il torneo l'abbiamo vissuto molto bene, io sono arrivato con 2 giorni di ritardo perché ho seguito prima Guerriero alla Lambertenghi. Appena sono arrivato lì ho trovato una Federica distesa, serena, tranquilla, Lino anche era tranquillo, nonostante avesse tutto da perdere perché doveva riconfermare il titolo. E poi non dimentichiamo che secondo me per i ragazzini giocare con quello un anno più piccolo è sempre un qualcosa dove hai tutto da perdere e niente da guadagnare. Al che ho trovato una Federica serena, fortunatamente. La sera ci chiedeva di giocare un po' a carte per sciogliere un po' la tensione. Abbiamo fatto un po' questi giochetti che ormai funzionano nel tempo. Il giorno della finale lei ha chiesto a me e a Lino, il giorno prima della finale, dei consigli per la partita, prova proprio che sentiva questa partita e sapeva che poteva anche perderla. Abbiamo parlato, il giorno prima siamo andati a mangiare un gelato, abbiamo cercato di creare un clima disteso e lei se l'è portato anche in campo, fortunatamente. Nonostante avesse un serio problema alla schiena, adesso è una settimana che sta facendo terapie, per recuperare questo dolore. È riuscita a stringere i denti e a portarla a casa contro un'avversaria fortissima, che è Lisa Picato, classe 2003, figlia d'arte del grande Ugo. È una ragazza veramente che promette benissimo. Fede l'ha spuntata, 7-6 al terzo, ha approfittato di alcuni passaggi a vuoto, ha approfittato della sua grande esperienza in questa competizione. Lei, come ha detto anche in precedenza, ha una grande motivazione quando gioca ai campionati italiani. È il torneo che preferisce, il clima le piace tantissimo, riesce sempre a giocare bene e per fortuna anche quest'anno è andata bene.